Finalmente si torna a parlare di orti. Tempo fa ho incontrato con molto piacere un grande personaggio che si chiama Gianfranco Gubiani, è di Gemona, è uno che nella sua vita su questo argomento ha lavorato moltissimo, fondando anche una cooperativa, Le Cirignicule. Ma lui è un insegnante di orti e lui mi ha, come dire, ispirato, mi ha fatto riflettere su questo argomento e fatto parlare, fatto scrivere. Ultimamente si vedono in campagna, nei paesi, che le famiglie ritornano a coltivare veramente il proprio orticello di casa. È molto interessante leggere quello che dice Gubiani, che si definisce ammalato di benattia, ovvero una malattia positiva, una malattia che fa bene. Lui scrive: l'orticoltura familiare è una pratica che ti prende fino a diventare una malattia. Nell'orto il lavoro non è mai finito, ogni diverso ortaggio ha tempi diversi che ti costringono a essere sempre presente. L'orto diventa una seconda casa in cui l'amore per la natura, la passione per il lavoro, la gioia di governare colori e forme in continua mutazione appassionano fino a creare forme quasi maniacali, quasi una malattia, anzi una benattia. Una malattia buona, perché questa passione dona salute al corpo grazie al movimento, impegna positivamente la mente. L'osservazione dello sviluppo delle piante, la ricerca delle conoscenze per accompagnare la loro crescita, trovare risposte ai possibili fallimenti, assicura un impegno costante a quanti non sono inseriti nel sistema produttivo, pensionati, disoccupati, disabili, eccetera. Regala la produzione di alimenti sani, priva di residui chimici, dà la gioia di donare ad amici, conoscenti e parenti prodotti derivanti dal proprio lavoro e dalla propria bravura. Produce bellezza, perché inserisce i fiori indispensabili per tenere lontani alcuni parassiti. La zina tiene lontani le cimici, il tagete gli afidi di terra, il nasturzio tiene lontane le formiche ed alcuni nematodi. L'orto è una palestra governata dall'uomo in cui vivono in continua competizione tra loro miliardi di esseri viventi. Con il contributo dell'orticoltore saggio vincono sempre i buoni. Beh, questo è straordinario. Alla fine credo che meriti una ricetta che noi abbiamo preso dal ristorante da Tony, celebre, questa ricetta semplicissima, ed è la ricetta minestra di basilico, appunto di orto, fatto da lui. Allora, orzo e basilico. Gli ingredienti: 300 g di bietina novella, 4 patate, mezza carota, 6 foglie di sedano, 2 zucchine, mezza cipolla, mezzo spicchio d'aglio, basilico fresco, un pugno di fagioli, un pugno di fagiolini, un pugno di piselli, un pugno d'orzo, una noce di burro, olio d'oliva, sale e pepe. Stagione ideale. Allora, fate cuocere la bietina, le patate, la carota, il sedano, le zucchine, la cipolla e l'aglio in abbondante acqua, salando subito e aggiungendo a bollitura avviata una buona presa di pane fresco. Di pepe fresco, scusate. Dopodiché passate le verdure cotte nel frullatore. Intanto, a parte, fate cuocere in 4 diversi tegami i fagiolini tagliati a pezzetti, i fagioli, l'orzo e i piselli. A cottura ultimata aggiungete questi ingredienti al precedente frullato e servite il tutto con l'aggiunta di olio fine d'oliva, una noce di burro crudo freschissimo ed una manciata di basilico tritato finemente oppure pestato al mortaio. Il vino, un friulano d'annata. Buon appetito!